Give It Up è il brano che apre l'album. Give It Up nello specifico è appunto un brano in 12 battute. Give It Up vuol dire lascio perdere. Racconta la storia di un musicista o di qualcuno che vive una vita particolare o di un gambler che vuole mollare perché si accorge che probabilmente non è quello che vuole fare. Tutte le volte che vede lei dice ok adesso mollo e poi invece quello che molla poi alla fine è lei. È una cosa che è dentro di te quindi non la puoi fare. E quindi il brano si chiude con ciao bella perché continuo a fare quello che sono. When I see you darling I believe I'll give it up. I'm Going invece, che è il secondo brano, e si racconta la storia di qualcuno che deve andare via, quindi quando vai via ovviamente lasci a casa affetti e speri di trovare poi quando torni tutto quello che hai lasciato nella maniera in cui l'hai lasciato. Voler rimanere a casa ma che purtroppo non riesci a soddisfare perché hai fatto questa scelta e quindi il fatto di dover andare via. Everybody Wants to Win che nasce da un'idea di Marco sul groove. Noi abbiamo lavorato a questo brano, è l'unico tra l'altro con un testo che non è firmato da Paul ma è firmato da Pete Pearson. Io l'ho voluto in chiave Albert King, nel senso che mi ricordava un po' l'Albert King degli anni 70, quello Stax, diciamo. Everybody Wants to Win è il primo dei brani dove abbiamo utilizzato i fiati all'interno dell'album. I gave you everything you wanted. Give me. She's Mighty Fine è un rock and roll, è nato con un groove diverso, abbiamo suonato per un po' con un groove diverso di batteria, volevamo suonare rock and roll, abbiamo suonato alla nostra maniera ed è un brano a mio avviso di impatto molto deciso ed è un brano molto particolare con un inserto surf all'interno, un unisono che faccio con Gabriele che riporta un po' la sonorità a quegli anni lì. I wait for you and it's all I do. I'm sitting here by myself. Set the time for 8:45 and now it's nearly 12. Mary Lou è uno dei brani che abbiamo suonato in parecchie versioni. Non sapevamo più da che parte girarci. Quando Paul poi è venuto da me, siamo stati una decina di giorni prima di entrare in studio a casa, continuavamo a suonare Mary Lou e alla fine lui ha detto ok, chiama Gabri che c'ho forse l'idea. Abbiamo lavorato sulla linea di basso e da lì poi è stato passato il brano a Marco che ha lavorato sul groove, riarrangiati leggermente in studio e poi il brano è come lo sentirete sul disco. Wondering what to do. You say that you've been working overtime. I've been better than you forgetting, baby, that you were mine. Yes, I've been searching, baby. I know my search is done. Ain't no doubt about it. Told me that you understand. You're the One è un feature importante perché cercavamo qualche cosa che lo rendesse speciale. Abbiamo avuto l'idea di aggiungere un arrangiamento di archi. Quindi abbiamo mandato il brano ai New Quartet,
che hanno fatto questo featuring all'interno del brano, ma quando abbiamo messo l'arrangiamento degli archi sul brano ha preso questo colore che io non mi aspettavo, però ha dato un colore veramente particolare al brano. The Dance invece è l'ultimo brano che noi abbiamo registrato, l'ultimo brano che abbiamo composto con Paul, quindi abbiamo lavorato sul riff, anche lì è stato abbastanza faticoso, e la storia è molto carina perché racconta un po' di quando si è in ballo che bisogna ballare, anche quando pensi che non sia il momento, poi se sei in ballo è il momento di ballare, quindi devi farlo il ballo. The dance, tell a lie, justify, getting high. He Thinks of You invece non era nella preproduzione, non è una delle canzoni che avevamo, diciamo, preparato, ed è nata in un pomeriggio in cui ho chiesto a Paul di raccontare una storia che mi è molto cara. E lui ha trovato il modo di mettere giù questo testo. E di questo brano ne esistono due versioni, una che è quella che abbiamo messo sul CD e poi abbiamo voluto fare una cosa sperimentale con inserimenti orchestrali, con inserimenti di loop, di batteria, con inserimenti di un po' di elettronica. Di questo brano abbiamo realizzato un videoclip che racconta una storia d'amore particolare ed è interpretata da Riccardo Vianello e Emanuela Parodi. Hanno realizzato con noi questo progetto, si sono resi disponibili ed è stata una bellissima esperienza. Il video è molto bello, secondo me. Ed è il brano a cui io sono più legato. Train Goodbye è una delle idee all'inizio, diciamo, partita subito con You're the One, una delle prime idee che io ho mandato a Paul, ed è stato forse il primo testo che lui mi ha mandato. Racconta di un amore che viene interrotto da questo treno che porta via una delle due persone della coppia, viene portato via da questo treno, quindi c'è il desiderio di rimanere attaccato all'altra persona finché non senti questo treno che poi ti porta via. Io mi accorgo di come ha preso vita il racconto di Paul con questa, diciamo, colonna sonora che ha accompagnato il racconto. Bella Bambina invece è nata in furgone, e lui, che adora comporre durante i viaggi, lui ovviamente aveva scritto il testo in inglese e poi mi ha chiesto una mano, gli è venuta questa idea di poterla cantare in italiano. Ha quel colore che può avere una canzone registrata alle 2 di notte, lì, così, diciamo quasi improvvisata, con tra l'altro questa parte di piano che a me piace parecchio. Paul l'ha suggerito, ecco, sua. La parte di piano è veramente, secondo me, bellissima.